Ciao a tutti amici e benvenuti in questo nuovo video. In questa seconda parte di tutorial, in questo secondo tutorial, andremo ad affrontare gli altri aspetti che caratterizzano la pesca della tremarella per quanto riguarda la trota in lago. Nel primo tutorial abbiamo visto la pesca con il galleggiante, le varie lenze che possono essere utilizzate nella pesca con il galleggiante. Gli altri aspetti che caratterizzano la pesca a tremarella, gli altri accessori che abbiamo a disposizione sono i piombini, i vetrini, le catenelle di piombo, passando per i razzetti e i saltarelli. E proprio in questo tutorial andremo a vedere come e quando utilizzare questi accessori che abbiamo a disposizione, come fare le lenze nel migliore dei modi e come recuperare, come utilizzare appunto questi accessori nelle varie fasi di gara, nelle varie fasi di pesca amatoriale, in base anche alla giornata, alle condizioni meteo e al periodo dell'anno in cui andiamo a pescare. Come abbiamo visto, le varie pesche che compongono la tecnica della tremarella sono la pesca con il piombino, la pesca con il vetrino e la pesca con la catenella, passando poi per saltarelli e razzetti che vedremo più avanti. Partiamo con il dire che i piombini, in questo caso di colore nero plastificati, vengono commercializzati in svariate forme, da quelli più compatti, i cosiddetti short, passando per gli slim, fino ad arrivare ai super slim. Lo stesso discorso è valido per i vetrini, quindi avremo a nostra disposizione i vetrini short, i vetrini slim, fino ad arrivare ai vetrini super slim. La domanda che mi viene posta spesso, molto spesso, è quale sia la differenza tra le varie forme di piombini o di vetrini, pensando erroneamente che non ci sia alcuna differenza. Invece la differenza vi posso assicurare che c'è e non è poca. Prendiamo un piombo molto più raccolto, ecco, per una questione di immagini, qualche grammo in più. Un piombino del genere, rispetto a un piombo super slim, per la sua struttura fisica che ha, entrerà in acqua, taglierà l'acqua in maniera molto più veloce, piuttosto che un piombino super slim, il quale ha il peso distribuito su una superficie maggiore e quindi taglierà l'acqua in maniera molto più lenta. Ovviamente parliamo di una questione di pochissimi secondi di differenza nell'entrata in acqua tra i due piombi, ma anche quei pochi secondi spesso possono fare la differenza tra prendere la trota e non prenderla. Facciamo l'esempio che stiamo pescando su un trote un po' apatiche, a mezz'acqua. Abbiamo quindi la necessità di rallentare la nostra azione di pesca, abbiamo la necessità di fermarci per alcuni secondi, anche brevi, 2 o 3 secondi. Riusciamo con un piombo super slim a tenerlo, diciamo, sulla colonna d'acqua dove stiamo pescando, magari alzando la canna e recuperando al minimo con il mulinello. In quel caso riusciamo a far proseguire la mangiata della trota e portare il pesce a guadino. Un piombo invece di forma molto più raccolta, che tende a raggiungere il fondo del lago in maniera molto più veloce, rischiamo che su una mangiata lenta della trota il pesce possa rifiutare la nostra esca e quindi di conseguenza perdere il pesce. Un'altra cosa che può accadere, e parliamo sempre di pochissimi secondi, se stiamo pescando con i piombini a ridosso del fondale e siamo staccati magari 40, 50, 60 cm dal fondo e avvertiamo un'altra mangiata di una trota sempre apatica, quindi una mangiata lenta, che cosa succede? Stesso discorso, recuperiamo in maniera molto lenta, cerchiamo di tenere il nostro piombo staccato dal fondo. Con un piombino super slim riusciamo a tenere il piombo staccato quel tanto che basta a far proseguire la mangiata alla trota e a catturarla, mentre rischiamo che un piombino più short vada ad adagiarsi sul fondale dove magari c'è una presenza di alghe e quindi si va a nascondere sulle alghe. Di conseguenza la trota sente la resistenza dall'altra parte, noi non riusciamo ad avere un contatto diretto con il pesce e di conseguenza la mangiata la andiamo a perdere. Stesso discorso per quanto riguarda i vetrini. Vetrini short, vetrini slim e vetrini ultra slim. Come abbiamo visto nel primo tutorial, la caratteristica principale che distingue il vetro dal piombo è l'affondabilità in acqua. Ovvero, un vetrino come questo, da 4 grammi, in acqua, ha la capacità
di pesare circa il 40% in meno di quello che è dichiarato sulla zavorra, mentre un piombo da 4 grammi in acqua affonderà 4 grammi. Quindi lanciamo fuori dall'acqua una zavorra che pesa in entrambi i casi 4 grammi, ma mentre il piombo affonderà con una velocità di 4 grammi, il vetro affonderà come una zavorra che pesa 2 grammi, 2 grammi e mezzo, quindi degraderà verso il fondo in maniera molto molto più lenta. Andremo ad utilizzare i piombi all'inizio di una gara o in una pescata amatoriale quando saremo al cospetto di trote voraci, di trote fameliche, e quindi avremo necessità di entrare in pesca molto veloce, quindi come può essere anche all'inizio di una gara, in presenza di tanto pesce abbiamo bisogno di una zavorra che ci faccia entrare in pesca immediatamente. Quindi, come abbiamo visto poco fa, avendo invece il vetrino la capacità di pesare in acqua la metà di quello che è dichiarato sulla zavorra stessa, vorrà dire che impiegherà il doppio del tempo rispetto al piombo ad entrare in pesca. Quindi in queste fasi iniziali o in fasi concitate con tanto pesce o in presenza appunto di pesci parecchio attivi, andremo ad utilizzare il piombo. Il secondo caso in cui si può utilizzare il piombo è quando invece avremo necessità di raggiungere il fondale, quindi se siamo in una giornata di pesca dove la trota staziona a pochi centimetri dal fondo, oppure su laghi profondi, quindi qualora dovremmo raggiungere il fondo del lago nel minor tempo possibile. Essendo appunto il piombo molto più veloce del vetro nel fare ciò, lo andremo ad utilizzare anche in questa occasione. Quindi ripeto, o quando abbiamo necessità di entrare in pesca in maniera veloce su tanto pesce, o quando dovremo andare a pescare più in profondità. Viceversa invece, andremo ad utilizzare i nostri vetrini quando dovremmo tenere l'acqua nei primi strati superficiali, quindi verso galla, o al massimo pescando a mezz'acqua, avendo appunto la capacità inversa del vetrino di scendere in maniera molto molto più lenta. Quindi il vetro ci faciliterà questo compito, scusate, di tenere l'esca nei primi strati d'acqua. E ovviamente lo andremo ad utilizzare anche quando la pesca diventerà più lenta, quando la pesca sarà più difficile, quindi trote svogliate, trote più lente, perché ci permetterà di rimanere sul posto, di recuperare la nostra esca e battere sul posto più tranquillamente rispetto invece a un piombo che richiede una pesca più aggressiva. Prima di passare agli altri aspetti che caratterizzano la pesca a tremarella, volevo aprire una parentesi sui vetrini. In commercio ne esistono di tantissime forme, abbiamo visto lo short, lo slim e il super slim, ma esistono anche tantissime altre forme. Ad esempio, questo è un vetrino doppio, il quale al suo interno ha un altro vetrino e in fase di recupero batte, fa questo rumore che attira le trote nella zona della nostra esca. Oppure, sempre sul discorso uditivo, abbiamo quest'altra forma di vetrino che al suo interno invece ha delle microsfere sempre in vetro che creano sempre un rumore in acqua e quindi ha un'ulteriore attrazione sempre a livello uditivo per la trota, a livello di vibrazioni. Per finire con questi altri due vetrini, questo ha una forma particolare che ricorda un po' i popper che vengono utilizzati nella pesca in mare, e quando viene recuperato, avendo queste scanalature sul corpo, avendo questa forma, rilascia delle bolle nella sua scia che ugualmente dovrebbero attirare i pesci nella zona della nostra esca. L'ultimo vetrino è questo qua, che invece di essere rotondo come tutti gli altri vetrini che abbiamo visto, è triangolare. Ha queste tre facce che in fase di recupero, nelle giornate dove c'è sole, quando c'è il sole, dovrebbe specchiare, quindi richiamare il pesce in zona attraverso dei fasci di luce. Quindi, come abbiamo visto, sono molteplici le forme che troviamo in commercio. Se ci sia più o meno differenza tra uno e l'altro rispetto al fatto di essere più short o più slim e quindi affondare o non affondare più velocemente, poi sta a discrezione di ogni pescatore
utilizzarli, trovarcisi bene e decretare poi se effettivamente tra un vetrino e l'altro ci sia questa enorme differenza. Sicuramente sono tutti degli ottimi vetrini, sono tutti degli ottimi accessori e vale la pena provarli, perché spesso potrebbero risolverci la giornata se ci troviamo in una fase complicata di pesca. L'ultima tecnica di pesca che va a completare la tremarella è la pesca a coroncina, conosciuta anche con pesca a catenella, sonar, dipende poi dalle zone, dalle regioni, ognuno la chiama come vuole. Il nome catenella viene dato niente di meno che dalla forma stessa della lenza che andremo ad impiegare. Queste coroncine sono costruite con degli stick di piombo forati, ai quali passa all'interno uno spessore di filo bloccato all'estremità da due girelle, dove andrà attaccata la lenza madre e il nostro terminale. Queste lenze possono essere costruite con piombini più o meno grandi, da 0,30 a 0,50 grammi fino ad arrivare a un grammo, quindi i vari pezzi di piombo che andremo ad inserire sul filo poi andranno a costituire la nostra catenella, la nostra coroncina. In commercio li troviamo delle varie marche e di varie grandezze, di vari pesi. Possiamo costruire le nostre coroncine, come abbiamo visto, inserendo tra uno stick e l'altro di piombo dei semplici gommini di caucciù morbido, quelli che vengono utilizzati per i galleggianti, insomma dei semplici gommini, oppure possiamo inserire queste mollettine, questi sonar, denominati sonar, che danno il nome appunto alla lenza stessa. Questa catenella con le mollettine viene denominata sonar, e in fase di pesca la differenza tra una e l'altra, anche se è minima, è che queste mollettine emettono delle micro vibrazioni che sono molto gradite alle nostre amiche trote. Possiamo costruire le lenze, le nostre catenelle, con i gommini, con le molle, con delle perline, ognuno ha il suo modo di costruirle. E, ripeto, poi pescandone negli anni, nelle varie giornate di pesca, nelle varie gare, quando poi una lenza ci si trova bene, dà soddisfazioni, dà risultati, ci affezioniamo a quella lenza e difficilmente la cambiamo. Io personalmente utilizzo più stick di piombo distribuiti sulla lenza, quindi vado a fare delle coroncine più lunghe, ma diciamo si possono fare anche con 3 o 4 pezzettini di piombo, di stick di piombo, magari da un grammo, quindi raggiungendo facilmente 3 o 4 grammi di catena utilizzando semplicemente 3 o 4 pezzettini di piombo. Il vantaggio chiaramente di costruire le nostre catenelle con meno stick, quindi farle più corte, è soprattutto che in fase di pesca, in fase concitata di pesca, si va ad ingarbugliare meno chiaramente rispetto ad una lenza costruita con più pallini, quindi una lenza più lunga e più soggetta ad intrecciarsi. Come abbiamo visto nel tutorial precedente, anche per i vetri, per i vetrini, esistono in commercio le catenelle di vetro che, avendo la caratteristica di affondare in acqua in maniera inferiore rispetto al piombo, ci danno questo ulteriore vantaggio. Quindi troveremo in commercio le catenelle, oltre che di piombo, anche fatte in vetro, o come abbiamo visto nel caso dei microsonar, questi qua di piombo, sempre in commercio troviamo anche le stesse bustine con i vari pezzettini forati di vetro per l'autocostruzione delle catenelle, per chi volesse farle appunto da solo, come dicevo, a immagine e somiglianza, a piacimento, più lunghe, più corte, con i gommini, con i sonar, insomma nella maniera che preferiamo. Facendo quindi un rapido riassunto di quello che abbiamo detto finora, siamo arrivati alla conclusione che un piombino short rispetto a un piombino slim, così come per i vetrini, affonderà in acqua in maniera più o meno veloce a seconda della forma che lo caratterizza. Ma se vogliamo pescare ancora più in profondità, perché siamo al cospetto di un lago molto profondo e di trote che per la giornata o per il periodo dell'anno stazionano a pochi centimetri se non attaccate sul fondo,
quindi abbiamo bisogno di una zavorra che vada immediatamente per terra. Cosa andiamo ad utilizzare? Andiamo ad utilizzare i saltarelli e i razzetti, che altro non sono che due forme di piombo che hanno la peculiarità di entrare in pesca e di raggiungere il fondo, proprio per la struttura che li caratterizza, molto maggiore rispetto a un piombino slim piuttosto che short. Andiamo quindi a vedere cosa distingue i saltarelli dai razzetti. Ne ho preparati qui una vasta gamma di varie colori più che forme, perché la forma, la differenza tra le varie forme è minima. Questi sono i cosiddetti saltarelli. Ne prendiamo uno tra i più grandi per una questione di immagine. La prima cosa che salta all'occhio rispetto a un razzetto è la forma, nonché la differenza della lunghezza tra le due astine. I razzetti, rispetto appunto ai saltarelli, sono di forma molto più allungata, hanno il corpo molto più allungato, l'astina molto più lunga e ovviamente va a cambiare anche il movimento che faranno in acqua, seppur di poco, comunque un movimento diverso. I saltarelli, per la struttura fisica che li contraddistingue, vengono creati per pescare attaccati al fondo, così come ovviamente i razzetti. La differenza sostanziale è sul movimento che noi andremo ad imprimere con la canna nel modo migliore per farli lavorare, e ovviamente cambiano i due movimenti. Il saltarello viene solitamente utilizzato più per pescare più attaccati sul fondo, in una pesca anche più lenta, se vogliamo, per rimanere più sul posto, quindi verranno impressi al saltarello con la canna dei piccoli movimenti di polso, e il saltarello, come suggerisce il nome stesso, salterà appunto sul fondo rimanendo in zona, caratterizzando una pesca molto lenta, molto di ricerca, quando appunto ci troviamo di fronte a trote apatiche oppure a una temperatura magari particolarmente rigida, in un periodo dell'anno particolarmente freddo, in cui troviamo le trote attaccate sul fondo, quindi siamo costretti a fare una pesca lenta, una pesca di ricerca, rimanendo attaccati sul fondo. I razzetti hanno, come i saltarelli, la capacità, grazie alla loro struttura, di raggiungere il fondo in maniera molto veloce. A differenza del saltarello, anche se è una differenza minima, però il razzetto ci permette di fare una pesca diversa, un movimento diverso. Mentre il saltarello è più per una pesca statica sul fondo, come ripeto, a piccoli colpetti di polso mantenendo il fondo, il razzetto si può utilizzare nello stesso modo, ma anche, diciamo, con dei movimenti di canna più ampi. Quindi, invece di farlo rimbalzare solamente sul fondo come per il saltarello, ha una struttura che ci permette di staccarlo dal fondo, di conseguenza spostare la nostra esca dietro la zavorra, di farla staccare dal fondo, e il razzetto, per la struttura fisica che lo contraddistingue, riguadagnerà il fondo in brevissimo tempo. Quindi non avremo più un movimento di colpetti sul fondale, ma avremo la zavorra che si alza e rapidamente ritorna, diciamo, sul punto iniziale, quindi riguadagna il fondo. E questo movimento a zig zag, a sali scendi, che ci permette di pescare sempre rasente il fondale, ma con un altro movimento, quindi diciamo è più versatile rispetto al saltarello, permette, diciamo, più movimenti, di essere utilizzato in più maniere. Mentre i piombini, slim o short che siano, tendono ad affondare in maniera orizzontale, avendo il peso totale disposto su tutta la superficie della zavorra, i razzetti, piuttosto che i saltarelli, invece tendono ad affondare in maniera verticale, avendo
il peso di tutta la struttura raccolto nella fase finale della zavorra stessa. Quindi avremo il movimento della zavorra in fase di calata verso il fondo in maniera verticale rispetto appunto ai piombini che scendevano con tutta la struttura in maniera orizzontale. Prima di vedere come si costruisce una lenza con tutti questi accessori che abbiamo visto, volevo parlare un secondo delle canne da pesca. Sul primo tutorial abbiamo visto che per l'utilizzo del galleggiante è necessaria una canna con una struttura rigida, una canna che abbia un'azione di punta, che ci permetta con un minimo movimento di polso di far arrivare al nostro galleggiante il movimento che stiamo imprimendo in quel momento e di conseguenza trasmettere il tutto all'esca. Nella pesca invece con i piombini, con i saltarelli, piuttosto che con i vetrini, avremmo bisogno di canne molto più morbide, molto più sensibili, perché non abbiamo più a disposizione il galleggiante che ci segnala la boccata. Quindi noi andremo ad avvertire la mangiata della trota direttamente sulla vetta della canna. Quindi avremo bisogno di canne sensibili, di canne paraboliche, che sensibili perché ci avvertono immediatamente delle tocche della trota e parabolica perché seguirà la trota in fase di mangiata, non lasciandogli percepire il pericolo e quindi non perdendo il pesce in fase di abboccata. Alle mie spalle ho diversi modelli di canne adatte alla pesca a tremarella, delle marche più disparate. Una cosa che hanno tutte quante in comune tra di loro è il range di potenza, il casting di lancio che hanno queste canne. Sono canne, sono tutte azioni che vanno dalla 0 alla 1 fino a massimo 4 o 5 come azione di potenza, quindi canne che hanno un casting di 6-7 grammi al massimo, dopodiché diventano canne da bombardine leggere, galleggianti, fino poi alle canne da bombarda più pesanti che vedremo nel prossimo video. Quindi canne che hanno un range di potenza che oscilla tra, come ripeto, la potenza massima tra i 5, 6, 7 grammi, quindi canne che ci permettono di pescare tranquillamente con vetrini piuttosto che con piombini di grammature comprese tra i 2 grammi in fase di ricerca, con fili più sottili, fino ai 4-5 grammi nelle fasi più concitate, nelle fasi più iniziali, dove avremo bisogno anche di canne che hanno una bella azione, una bella schiena che ci permetta di strappare via dall'acqua anche le trote in maniera molto veloce. Prima di entrare nel dettaglio della costruzione delle lenze, che sono molto semplici, molto banali, basterà seguire poche piccole accortezze per avere un ottimo risultato, volevo soffermarmi un istante sulle canne che andiamo ad utilizzare in questa pesca. Come vedete davanti a me, ho preso in esempio queste due canne che sono montate, sono anellate con dei colori molto sgargianti. Non è solamente una moda che va nel trotalago il fatto di avere le canne anellate con queste colorazioni molto accese, tipiche appunto delle canne da trotalago, ma è anche un fattore che a me personalmente torna molto utile a livello visivo. Infatti, non avendo più a nostra disposizione il galleggiante che ci segnala le abboccate, ci dovremmo affidare solo ed esclusivamente al vettino della canna. Quindi avere un ulteriore aiuto a livello cromatico in fase di mangiata è una cosa che sicuramente ci tornerà molto utile. Questa cosa ovviamente non riguarda solamente il trotalago, basti pensare alle canne da feeder, dove l'ultima parte dei cimini delle vette è spesso colorata con colorazioni molto accese, rosso, arancione, bianco, proprio per avvertire in maniera migliore la boccata sulla vetta della canna stessa. Anche la scelta del monofilo da imbobinare sui nostri mulinelli chiaramente rimane una scelta molto soggettiva. Io personalmente consiglio di utilizzare diametri di filo che oscillano tra lo 0,14 e lo 0,16 quando andiamo ad impiegare i nostri mulinelli su canne da tremarella, da ricerca, canne leggere, dove utilizzeremo comunque zavorre molto leggere, e un monofilo
sottile ci permetterà di raggiungere distanze maggiori, oltre che un minore attrito e una maggiore scorrevolezza all'interno degli anelli stessi. Mentre andremo ad utilizzare monofili di diametri maggiori, chiaramente, quando utilizziamo zavorre più pesanti, quindi avremo bisogno di un monofilo che ci garantisca anche un'ulteriore tenuta in fase di lancio, qualora andremo ad utilizzare zavorre, come ho detto, pesanti, che possono essere le bombarde, che vedremo nel prossimo video, o anche monofili nel diametro dello 0,20-0,22, quando andremo a pescare con i galleggianti, con le tele regolabili, all'inizio di una gara o in presenza di molte trote, e avremo la necessità di recuperare il pesce stesso nel minor tempo possibile. Quindi un monofilo di diametro maggiore che ci permette di stare più tranquilli avendo un carico di rottura abbastanza elevato, e quindi di strappare via le trote dall'acqua in maniera molto rapida, molto veloce, senza avere poi degli inconvenienti. Andiamo a vedere ora nel dettaglio la costruzione delle lenze di cui abbiamo parlato finora. Andiamo a prendere la nostra lenza madre e andiamo a passare il filo all'interno, in questo caso, di un piombino. Ma la stessa identica cosa la possiamo fare con il vetrino, piuttosto che con i razzetti e con i saltarelli. Dopodiché prendiamo una perlina forata che avrà il compito di salvaguardare il nostro nodo dai ripetuti colpi della zavorra in fase di pesca. Quindi questa perlina la andiamo ad inserire tra il piombo e la girella che vediamo ora. Prendiamo una girella, in questo caso una girella tripla a barilotto, che ha la caratteristica di essere conica, ma poco importa, l'importante è che sia una girella tripla, che ci aiuterà a scaricare molto le torsioni del nostro terminale in fase di recupero, dato che una delle caratteristiche basilari nella pesca del trotalago è che l'esca ruoti in fase di recupero. Quindi una girella tripla che ci aiuterà a scaricare molto le torsioni in fase di pesca ci tornerà sicuramente utile. Dopodiché andiamo a passare il filo all'interno della girella e procediamo con un semplicissimo nodo di chiusura, una volta e due volte. Tagliamo il filo in eccedenza e la lenza nella sua prima parte è completa. Quindi questo è il risultato finale che avremo. L'unica cosa, ovviamente, che andrà a cambiare tra tutte queste zavorre è la lunghezza del terminale, ma ci arriveremo tra poco. Mentre invece per le lenze a catenella, che come abbiamo visto prima sono già praticamente formate e sono bloccate all'estremità da due girelle, sarà sufficiente legare su un'estremità la lenza madre della canna e sull'altra girella andremo a legare il nostro terminale. Anche qui andremo ad allungare o accorciare il nostro terminale in funzione al tipo di pesca che andiamo a fare in quel momento. Quindi se è una pesca molto reattiva andremo a fare un terminale molto più corto, mentre se la utilizziamo in fase di ricerca andiamo ad allungare il terminale, oltre che a diminuire il diametro del terminale stesso. Andiamo ora a costruire i nostri terminali utilizzando dell'ottimo fluorocarbon. Io in questo caso utilizzo questo qui della Trabucco. Non sono qui per vendere materiali, è semplicemente un filo con il quale io mi trovo molto bene. Prendiamo un amo, in questo caso della misura del numero 6. Gli ami da trota hanno le misure degli ami da trota possono oscillare tra il numero 10, l'amo più piccolo in fase di ricerca, passando per un 8, un 6, un 7, che sono le misure centrali, quelle più usate per la pesca della trota in lago, fino ad arrivare alla misura del 5, non oltre, perché dopodiché insomma andiamo troppo su con la misura, quindi non parliamo più di pesca alla trota in lago.
Una volta legato il nostro amo, non ci resta che tagliare il filo della lunghezza desiderata e andarlo ad applicare sotto la girella. Quindi, come abbiamo visto, oltre alla differenza sostanziale tra le varie zavorre, i movimenti che avranno in acqua, oltre che i gradi di affondabilità, una cosa molto importante è appunto la lunghezza del terminale che noi andremo ad applicare sotto di esse, perché un terminale più o meno corto può cambiare, anzi cambia sicuramente, l'azione di pesca delle zavorre stesse. Un piombino, come abbiamo montato sulla canna in questo momento, al quale applichiamo un finale molto corto, ci permetterà di entrare in pesca in maniera molto veloce, di essere molto reattivi, quindi, come abbiamo detto prima, nelle prime fasi di una gara o in presenza di molte trote e molto attive. La stessa lenza con un finale molto più lungo, chiaramente di diametro inferiore, ci tornerà utile in fase di ricerca. Quindi noi la stessa canna che abbiamo montato per la partenza di una gara o per l'inizio di una pescata, come ripeto, in presenza di molte trote, la stessa lenza la possiamo riutilizzare nelle fasi di ricerca, semplicemente tagliando il nostro terminale corto e mettendo un finale più lungo di diametro più sottile. Ogni pescatore ha il proprio marchio al quale è più o meno affezionato per vari motivi, per vari risultati ottenuti negli anni di pesca. Quindi non entrerò nel dettaglio su quale marchio acquistare, anche perché non sono qui per questo, però posso dare qualche consiglio sui diametri e sulle misure delle varie minuterie da acquistare. Quindi, come abbiamo detto prima, le misure di ami più utilizzate nella pesca della trota in lago sono le misure del 6, del 7 e dell'8, fino ad arrivare alla numerazione del 10 in fase di ricerca, a salire a un massimo del numero 5 quando andiamo ad utilizzare degli inneschi doppi, quindi degli inneschi voluminosi. Mentre per i diametri di filo, le misure più utilizzate, le misure centrali, andiamo dal 14 al 18, quindi passando per il 16, la misura che io personalmente utilizzo più di tutte, fino ad arrivare a diametri del 10, del 12 in fase di ricerca, quindi su trote difficili, se siamo anche in presenza di acqua particolarmente chiara, quindi laghetti particolarmente limpidi, fino ad arrivare invece a misure del 20, del 22, nelle prime fasi della pescata, quando siamo davanti a quantitativi di pesce elevato, trote molto attive, che non fanno tanti complimenti e non stanno a guardare particolarmente.